Bentornati, bentornati a Basket Time. Come mi piace questa ambientazione stile radiofonico, un po' mi sento a casa e quindi è bello raccontare il basket in questo studio. E mi raccomando, seguiteci e guardateci anche durante la settimana, anche perché sulla nostra pagina di Facebook mettiamo tante piccole chicche. Capitolo Serie B e sono davvero contento, ci è venuto a trovare nei nostri studi il presidente del Napoli Basket, Federico Grassi. Ciao presidente. Ciao, buonasera, grazie per l'invito, è un piacere stare qui con voi. Leo, facciamo prima di parlare e dare grande spazio al presidente, al Napoli Basket, questa avventura nuova per lui, siamo davvero ai primi mesi, facciamo più che altro un punto su tutto quello che è successo sui campi di Serie B. Sì, era un turno crocevia per molti, questo di Serie B. C'erano due impegni esterni per le capoliste Salerno e Caserta. Sono arrivate due vittorie in maniera diversa: Salerno sul velluto a Capo d'Orlando, Caserta si è dovuta impegnare un po' di più a Valmontone contro un avversario di uno spessore evidentemente diverso. C'era un impegno crocevia per Napoli sul campo difficilissimo di Matera, che è una delle grandissime rivelazioni di questo inizio di stagione. Si sperava in una reazione, l'aveva detto anche Coach Lulli alla vigilia, invece una partenza difficile per la squadra, poi una rimonta nel terzo quarto, però è arrivata un'altra sconfitta per il Napoli Basket. In fondo c'era poi il derby di Pozzuoli tra Pozzuoli e Battipaglia, un derby complicato per entrambe le squadre. Battipaglia, lo dicevamo, arrivava da una sconfitta dopo due tempi supplementari, era ancora a 0 punti. Pozzuoli arrivava dalla figuraccia di Caserta, dove aveva preso 56 punti. Alla fine l'ha spuntata Pozzuoli dopo un primo quarto in cui invece sembrava essere partita meglio la Treofan. E quindi Pozzuoli che vola a 4 punti e si toglie temporaneamente dalla zona rossa della classifica, e Battipaglia che purtroppo resta sul fondo a zero. E poi nel corso di questo blocco sentiremo anche il pensiero sia di coach Serpico che di coach Serrelli, è giusto anche andare lì a dare testimonianze dai vari campi. Però la prima domanda che volevo fare al presidente Federico Grassi, presidente, era forse metà agosto e hai deciso di rilevare una società retrocessa dalla Serie A2. Che cosa ti ha spinto? Diciamo metà agosto è stato il punto finale. Siamo stati un mese e mezzo a provare a rilevare questa società con molte difficoltà. Quello che è prevalso è l'amore per questa città, quindi non far scomparire il basket a Napoli, provare a dare una credibilità al progetto, cosa che negli ultimi anni, diciamo dal buon presidente Maione, c'era stata un po' di difficoltà a Napoli. E quindi ci siamo, insomma, io insieme al mio socio Francesco Tavassi ci siamo incontrati e abbiamo deciso che comunque questo progetto deve essere portato avanti per l'amore della città. Chiaramente questo progetto ha grosse difficoltà, sia dalla partenza, quindi abbiamo iniziato a fare mercato dopo Ferragosto, quindi avevamo sul mercato c'erano circa, penso, 35-40 giocatori, quindi abbiamo avuto difficoltà a reperire un buon roster. Io continuo a dire e reputo che il roster che abbiamo è buono, si deve lavorare, deve amalgamarsi, però è un roster su cui ci crediamo molto. E a questo si è aggiunto chiaramente tutte le problematiche per i lavori dell'Universiadi, quindi la mancanza del nostro palazzetto, la mancanza di poter giocare a Fuorigrotta dove potevamo dare una continuità al progetto Napoli. Fortunatamente abbiamo avuto Casalnuovo che ci ha appoggiato, quindi ha creduto in noi e ci ha dato la disponibilità del loro palazzetto. È chiaro, come detto più volte, qua ci tengo a fare subito un chiarimento. Noi, nel momento in cui abbiamo fatto la presentazione al Comune di Napoli, l'assessore Borriello, ci ha chiesto di giocare a Napoli le prime partite perché, come sapete, dovrebbero partire i lavori al Palabarbuto la settimana prossima. Quindi c'era la disponibilità per giocare. Io ho rifiutato di giocare a Napoli 3 partite perché una sarebbe capitato il giorno di Napoli, Paris Saint-Germain-Napoli, quindi comunque eravamo pochi intimi al palazzetto, e le altre due sinceramente ho preferito avere un palazzetto piccolo dove poter comunque creare un clima, insomma, vantaggioso per la squadra invece di andare a rischiare di giocare al Palabarbuto e avere poche persone al seguito. Quindi questo anche per dare un attimo delle spiegazioni, che molti si sono chiesti come mai a Napoli è venuta a giocare il Latina Volley
di maschile di A1 e non giocava il Napoli Basket. Questa, diciamo, può essere una scelta giusta o sbagliata, però è una scelta, diciamo, pilotata e sperando, come ci ha confermato l'assessore Borriello, che i lavori finiscono in tempo e che per aprile, per i playoff, possono essere a Poi disposizione. Anche. dobbiamo anche dire che comunque Casalnuovo è facilmente raggiungibile, è un ambiente molto più intimo, gli spalti sono pieni, c'è il seguito, certo, Napoli sarebbe meglio giocare a Napoli. Oggi è andato anche il nostro Leonardo Balletta, è andato lì proprio al Palabarbuto per, come dire, sondare, saggiare a che punto siamo. Sì, ho fatto un giro, c'ero stato per la pallavolo una decina di giorni fa, i lavori non sono ancora iniziati, il presidente ci diceva che adesso la prospettiva è sulla settimana prossima, sono stati rinviati più volte in questo periodo. La verità è che, come diceva giustamente il presidente Grassi, c'è un work in progress reale, nel senso che non si sa quando partono questi lavori, dovevano partire a ottobre, poi c'è stato un rinvio e di conseguenza si sono creati dei buchi che sono stati in quel caso sfruttati da Latina Volley, non era possibile programmarle queste cose qui, per nessuno. Cioè il Comune di Napoli, l'ufficio sport a un certo punto ha dovuto dire alle società che erano lì, ci abbiamo un altro mese, lo volete? Sembra assurdo, però purtroppo è così. E quindi nel caso Leo, poi, specifico chi programma? Leo, però lanciamo anche un appello perché non Assolutamente. dobbiamo dimenticarci che all'interno del Palabarbuto ci sono anche, vogliamo dire, dei reperti storici, reperti archeologici, però che comunque hanno testimoniato la storia del nostro sport e della nostra pallacanestro. Assolutamente, perché fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Noi sappiamo che al Palabarbuto da diversi anni è custodito l'orologio storico del Mario Argento, che è l'unico oggetto, diciamo, l'unico feticcio di quella struttura in cui comunque sono state scritte pagine memorabili della pallacanestro, ma dello sport napoletano in genere. E la nostra paura, mettiamola così, diciamo, il nostro pensiero è che adesso qualcuno, visto che ci saranno dei lavori, lo metta in sicurezza, perché sarebbe veramente un peccato mortale che con i lavori, con un cantiere, quell'orologio non venga messo in sicurezza e che quindi si possa perdere. Sappiamo che purtroppo spesso in queste situazioni, sai, tra operai, cantiere, magari viene ignorato il valore storico di quell'oggetto. Quindi noi magari da Basket Time lanciamo un appello all'assessore, alla marca che è il direttore dell'impianto. Per favore, l'orologio del Mario Argento è lì, mettetelo in sicurezza e facciamo in modo che resista anche a questi lavori per l'università. Sarebbe un peccato enorme che andasse rotto o perso. Ah, è giusto così, è giusto così. Allora, prima di tornare a parlare del Napoli Basket, dell'avventura di Federico Grassi, e anche, diciamo così, le grandi speranze che ci sono affidate alle tue mani, caro Presidente, per riportare la Napoli dei Canessi a livelli alti, facciamo un passo indietro e ascoltiamo in sequenza anche Coach Serpico e Coach Serrelli che parlano del derby, ricordiamo, vinto da Pozzuoli al Palerico contro Battipaglia 73 a 63. Ascoltiamo le parole di Coach Serpico e di Coach Serrelli. Coach Mauro Serpico, secondo derby vinto, 4 punti e una classifica che comincia quantomeno a dare un po' di tranquillità. Detto bene, perché noi dopo la partita di Caserta volevamo rispondere bene, perché abbiamo perso, per carità si può perdere a Caserta, però in quel modo ci ha dato un po' fastidio. Ci siamo uniti in settimana, abbiamo lavorato e oggi dovevamo in tutti i modi vincerla e siamo stati bravi perché siamo andati sopra. Poi abbiamo mantenuto sempre quei 7-8 punti di vantaggio quando loro sono fatti sotto. Vedendo anche gli altri risultati, per ora stiamo bene, però l'importante è dobbiamo pensare partita in partita. Un pochino di tranquillità in più in vista di una trasferta che sulla carta è proibitiva di Palestrina, però quantomeno ci si potrà andare più sereni? Sì, vabbè, queste partite qua, Palestrina io la metto insieme a Reggio, a Caserta, a Salerno. Sono quelle squadre che tu vai lì a giocartela senza niente da perdere. Sono squadroni, sono fatti per vincere il campionato. Noi andiamo lì tranquilli di aver fatto questa vittoria e soprattutto pensando poi all'altra. Però andiamo a fare la nostra partita, tranquilli. Una squadra che sta crescendo, hai molti esordienti, è rientrato Caresta, hai avuto il miglior tessitore forse della stagione. Sì, importante Caresta perché dà tanto fiato a Mati, anche se Nicola Conforto ce l'abbiamo sempre, fino a mo' ha dimostrato di poterci stare. Caresta ci sta un pochettino più in attacco perché è uno che cerca più il canestro, poi difende. Tessitore lo stavamo aspettando, sincero. Sul parlare a fine partita ho detto questo è il tessitore che io ho voluto fortemente qui, deve dimostrare, lui non deve dimostrare nulla perché è un giocatore che è questo, lui può fare la differenza, stasera credo 27 ed è stato un punto di riferimento in attacco, nei momenti importanti ci ha tenuto su.
sono contento, speriamo di continuare così su questa strada. Battivaglia resta l'ultima squadra a zero punti dopo un'altra partita giocata però fino in fondo. Sì, d'altronde come le altre sei partite prima di questa l'abbiamo giocate tutte fino in fondo. Alla fine i ragazzi lottano, ci mettono cuore, voglia, però diciamo manca sempre qualcosa. Stiamo cercando di capire effettivamente cosa, se c'è da fare qualcosa oppure c'è da aggiustare qualcosa all'interno dell'aspetto tecnico, però cercheremo di capire a breve cosa fare. Senti, questa però è una cosa che fa piacere all'allenatore, al di là delle sconfitte, il fatto di essere sempre comunque aggrappati alle partite, di non cedere mai, no? Assolutamente sì, io apprezzo i ragazzi tantissimo per questo motivo. Riescono sempre a restarci aggrappati con voglia, grinta, determinazione. Questo sicuramente è un ottimo primo passo per provare a sbloccare quanto prima anche la posizione in classifica. Ora avete Matera in casa che non è un ospite facile. Assolutamente sì, come d'altronde insomma un po' questo girone che quest'anno si è livellato verso l'alto, quindi sono poche le partite facili. Proveremo a vendere cara la pelle anche con Matera, sicuramente, vediamo un attimino cosa succede. Un'ultima cosa, in prospettiva c'è un mercato aperto in questa categoria, ci sono tante squadre che già si stanno guardando attorno, anche voi? Spero di sì, perché oggettivamente manca qualcosa a questa squadra. Se riusciamo a puntellarla o quantomeno ad aggiustarla nei ruoli chiave sarebbe perfetto. Queste le parole di coach Serpico e di coach Serrelli, però torniamo a parlare del Napoli Basket. Abbiamo la fortuna e l'onore di avere il presidente Federico Grassi qui nei nostri studi a Basket Time. La settimana scorsa abbiamo sentito uno speciale a Marcord, una storia di basket, il presidente Maione. Il presidente Maione ci diceva: qui a Napoli devi partire subito alla grande, devi fare progetti ambiziosi perché poi la città non ti segue. Ti ritrovi in questo tipo di racconto, Presidente? Sì, in linea di massima sì, anche se diciamo la città è scottata un po', quindi sono tutti pensierosi, ancora non sanno, per molti ma finiamo l'anno, non finiamo l'anno. Noi il progetto ambizioso stiamo provando a portarlo avanti. È chiaro che abbiamo delle difficoltà che sinceramente speravo di non avere, però poi ragionando su quello che abbiamo fatto e dove stavamo a metà agosto, c'è anche è anche chiaro che avessimo un percorso ad handicap. Io delle prime sette partite, diciamo, l'unica sconfitta, ripeto, ho già detto che non mando giù, è quella di Pozzuoli, perché in teoria sulla carta Pozzuoli c'ha un roster meno forte del nostro, anche se poi ha dimostrato sul campo che è stato superiore, ci ha battuto, quindi onore ai vincitori. Però è chiaro che a noi manca soprattutto quella vittoria lì. Stiamo provando a immettere nuovi giocatori. In settimana scorsa abbiamo preso Adrian Chiera, che è un ottimo giocatore che stava a 100, che per una burocrazia italiana tutta anomala non può giocare. È italiano per la Serie B, ma non è italiano per la Serie A. Quindi sono quelle cose che solo, secondo me, solo in Italia si possono andare a vedere. Quindi era libero e abbiamo portato un altro tassello alla nostra squadra. Stiamo provando a monitorare per vedere anche di fare qualche altro cambiamento, però è chiaro che è inutile farsi prendere alla fretta e dobbiamo provare a mirare bene chi prendere, insomma qualcuno che ci può fare la differenza e ci può dare un cambio di rotta. I ragazzi lavorano bene in settimana, ho parlato più volte con il coach, lavorano bene, sono un buon gruppo, stanno bene insieme. In campo non riescono ancora a dare quello che fanno in settimana. Queste sono un po' le problematiche. Leonardo, una domanda, una curiosità? Vuoi stimolare il presidente? Sì, sì, una curiosità. È chiaro che il presidente è convinto del valore della squadra ed è giusto che sia così. Quello che mi chiedevo, nelle ultime partite molto nervosismo, diverse espulsioni, molti falli tecnici. Questo probabilmente può essere collegato al fatto che magari anche il gruppo aveva la sensazione di essere migliore di quello che sta poi dicendo il campo, cioè di non trovarsi come magari pensavano durante l'estate. No, io credo più di questo, il gruppo paga forse anche il nome Napoli Basket, cioè paga essere la squadra della città di Napoli, perché si sa bene che Napoli, come ha anche detto il presidente Maione,
se inizi a vincere, se inizi a avere un progetto serio, la gente segue, perché siamo la terza città d'Italia, perché il basket è sempre stato il secondo sport per il calcio, si è sempre andato, e questo lo facevo anche io, dallo stadio al palazzetto a seguire la partita nella stessa giornata, quindi comunque si riempiva il famoso Mare Argento di 10-12 mila persone, e chiaramente questo Napoli lo vuole. Allora secondo me i ragazzi sentono anche una grossa responsabilità. All'inizio abbiamo avuto anche delle attenuanti o delle scusanti, quelli di essere partiti tardi, quelli che gli arbitri non sono, la classe arbitrale è molto debole, per non dire molto scarsa, ma questo, diciamo, oltre che a noi danneggia anche la squadra avversaria, quindi diciamo che non possiamo prendercela né con la preparazione né con gli arbitri. Dobbiamo un attimo fare mente locale all'interno dello spogliatoio e capire quali sono i passaggi. Secondo me, ripeto, sentono un po' la città di Napoli, la responsabilità di portare avanti il nome di Napoli. Presidente, secondo te, con questa sorta, tra virgolette, di partenza ad handicap, è possibile risalire la china e una promozione? Ci speri ancora? Io assolutamente sì. A me non piace giocare per... come anno, tutti lo chiamano anno di transizione. Io provo a lottare per vincere, cioè non mi piace, per me già stare fuori dai playoff, guardare la classifica ora e stare fuori dai playoff mi fa male, mi dà fastidio. Chiaro che per me ogni partita dovremmo sulla carta vincerla, perché siamo i più forti, perché per me il roster mio è il roster più forte, però e poi ti scontri con la realtà e trovi squadre che giocano meglio di noi. Però è chiaro che noi, il nostro progetto parte diciamo dalla Serie B, ma è un progetto che a lunga scadenza ci deve portare in Serie A, e in questo progetto ci sta anche il tentativo, perché Napoli è sempre un tentativo di costruire un palazzetto, di diventare una casa nostra, di fare quello che ha fatto Milano con il palazzetto. Quindi, Presidente, ci stai dicendo che proverai a riprenderti l'area del Mare Argento? Ci stiamo provando, stiamo anche lavorando sul Collana, stiamo anche facendo vari approcci, perché secondo me, ho chiamato sana follia quando siamo entrati in questo progetto, però io credo che il progetto basket può andare avanti. Chiaramente l'imprenditore io ci metto la faccia in prima persona, ci metti passione, ci metti tutto quello che c'è da mettere, però bisogna anche avere dei programmi. I programmi portano che se hai un palazzetto puoi portare avanti determinati discorsi e puoi portare avanti una solidità finanziaria, che in questo momento chiaramente non c'è, perché nessuno crede. In una Serie B c'è poca gente che viene attratta, sponsor è difficile da trovare, quindi comunque sono tutte finanze nostre, fatte proprio per la città. Io ripeto questa cosa perché è fondamentale. Il nostro progetto è fatto perché se continuava l'ex presidente, chiamiamolo così, Napoli sarebbe morta, nonostante ha fatto del bene, perché ha riportato il basket a Napoli, però diciamo gli atteggiamenti dopo hanno portato ad altri tipi di difficoltà. Quindi noi l'abbiamo fatto per amore della città e per questo continuiamo a portare avanti questo progetto, e quindi sì, proveremo a riprendere l'area del Mare Argento e vedere di riuscire a costruire questo benedetto palazzetto, perché vedere, anche per me, vedere quell'area, solo quelle due tribune, così è un colpo al cuore, diciamo. Allora, Presidente, facciamo così. Grazie per essere venuto qua nei nostri studi. Noi ti seguiremo, ti appoggiamo e speriamo non solo di rivedere il grande basket a Napoli ad altissimi livelli, ma anche di finalmente ritrovare un palazzetto, noi che eravamo abituati ad andare lì e a frequentare il Mario Argento. Grazie, Presidente, per essere venuto a Basket Time. Grazie a voi, buonasera. Grazie a Federico Grassi, Presidente del Napoli Basket. Ci fermiamo, pubblicità. La Hydroservice è specializzata nella lettura dei contatori idrici privati e nell'elaborazione dei relativi riparti condominiali. Proponiamo i nostri servizi alle amministrazioni condominiali, aziende, enti pubblici e privati che nella gestione del proprio patrimonio immobiliare si imbattono nella problematica dell'equa ripartizione delle spese relative alla fornitura idrica.
30 anni di attività nel settore ed un team tecnico altamente specializzato consentono di offrire un servizio preciso, professionale e a prezzi competitivi. Grazie all'integrità e alla passione dedicata al lavoro, garantiamo sempre precisione, cortesia, puntualità e trasparenza. Siamo presenti su tutto il territorio napoletano ed in continua crescita in tutta la provincia. Forniamo all'amministrazione un tabulato riepilogativo e all'utente una bolletta di ripartizione semplice nella lettura e precisa nello sviluppo dei calcoli. L'ambizione, l'intraprendenza e la continua ricerca di nuove metodologie di comunicazione ci consentono di essere gli unici nel settore ad offrire un servizio online. Registrandosi gratuitamente al nostro sito idroserviceweb.com, utenti ed amministratori possono visionare e stampare le proprie bollette, inviare letture e comunicare con il nostro staff tempestivamente. Siamo a Napoli, in via Onofre Fragnito 100. Per info e preventivi gratuiti non esitare a contattarci. Idroservice, la giusta scelta per il tuo condominio.